La notizia del weekend è la vittoria nel 6 Nazioni Under 20 dell'Italia sull'Inghilterra per 6-0. Vincono anche Galles 26-13 sulla Scozia e l'Irlanda 17-16 su una coriacea Francia, Irlanda che si porta in testa nella classifica della seconda giornata del 6 Nazioni Under 20. Ben ritrovati a Rugby Magazine, buonasera a tutti, buonasera a Maurizio Buzzan, consigliere del Comitato Rugby Friulenza Giulia, nonché delega per il Movimento Femminile. Ben ritrovato Maurizio. Buonasera Giancarlo e buonasera a tutti i telespettatori di Rugby Magazine. L'incontro con Maurizio è perché qualcosa bolle in pentola nell'universo regionale del femminile. Cosa accade? Beh, allora diciamo che la pentola ormai siamo alla cottura, forse stava bollendo i due incontri che abbiamo avuto precedentemente, dove che appunto avevo fatto capire che si stava lavorando su un progetto di 15 regionale femminile senior e diciamo che finalmente è giunto il momento. Allora c'è stato un incontro con la responsabile nazionale Maria Cristina Tonna in settimana, c'è stata la presentazione di quello che sarà la seconda fase dell'attività femminile nazionale diciamo, e c'è stato proposto di partecipare alla Coppa Conference. La Coppa Conference che è una coppa diciamo che racchiuderà tutte le squadre che giocano già a 15 a livello nazionale e che non sono ammesse appunto alle fasi finali, e oltretutto darà la possibilità alle squadre che magari sono in formazione, come appunto il 15 regionale, di partecipare. Diciamo che per noi è giunto il momento di fare questo passo. Abbiamo Luca Annunziata, che è il tecnico regionale predisposto all'attività della femminile, che ha accolto questa cosa con entusiasmo, come tutti noi, come il presidente Stefanelli, e quindi siamo pronti. Il 3 di aprile ci sarà una selezione, chiamiamola, anche se parlando appunto con il tecnico regionale ci sarà spazio per tutte le ragazze del movimento del Friuli Venezia Giulia, che attualmente sono diciamo dislocate in quattro società che stanno facendo attività di Coppa Italia, che sono il Venuglia Trieste, il Gemona, le Black Ducks di Gemona, le Civette di Pordenone e il Cinghialotte di Gorizia, dai. Okay. Esatto. Ma quindi ci sono già delle date, ci sono anche già dei nomi di squadre che andranno ad affrontare questa rappresentativa regionale del movimento femminile? Sì, le date sono quelle del 3, del 16 e del 24 aprile. Molto probabilmente cadremo in un girone a 3 e quindi di conseguenza faremo sia l'andata che il ritorno e ci saranno quindi una data aggiuntiva in maniera tale da poter disputare le quattro partite. Non è ancora uscito diciamo ufficialmente le squadre che aderiranno alla Coppa Conference, anche perché magari certe squadre, visto che deve ancora finire il campionato maggiore, stanno ancora lottando per vedere e capire se entrare nella fase finale, e quindi credo che a breve sapremo chi saranno le squadre a cui andremo a incontrare. Cosa che vorrei precisare è che il 3 di aprile sarà l'occasione per creare una giornata proprio dedicata a quello che è il rugby giocato al femminile. Stiamo valutando di fare un evento particolare dove porti un po' di visibilità, ma soprattutto anche l'aggregazione che riesca a raccogliere tutte le ragazze del movimento del Friuli Venezia Giulia, quindi a partire proprio dalle bambine del mini rugby, passando per le juniores, poi appunto con le senior che disputeranno la partita e perché no, magari vediamo di far fare qualcosa anche a qualche veterana in quella giornata là. Bene, io ringrazio intanto delle prime notizie. Rugby Magazine vi seguirà, saremo alle selezioni a vedere l'inizio della formazione del 15 femminile. Un in bocca al lupo e a presto. Grazie a voi, grazie a Telefriuli per lo spazio che concede sempre al rugby. Grazie e buona serata a tutti.
Buongiorno, siamo insieme ancora una volta per parlare di rugby femminile a livello italiano ed internazionale. Grazie a Giancarlo ancora una volta per avermi ospitato. Oggi parliamo di numeri. Perché parliamo di numeri? Il campionato italiano è ancora fermo, dovrebbe ricominciare almeno con qualche recupero in questa domenica 13 febbraio. Quindi dalla prossima volta probabilmente avremo un sacco di argomentazioni in più. Parliamo di numeri perché in questo weekend si è continuato a giocare, si è giocato in Inghilterra, si è giocato in Francia e questi numeri ci pongono qualche interrogativo. Di quali numeri parliamo? Il primo è 1981. Che vuol dire 1981? È il numero di spettatori che hanno assistito alla partita tra Harlequins e Saracens. Big match del campionato inglese, partita molto molto bella che ho avuto modo di vedere, grande spettacolo, si gioca per le parti alte della classifica, 1981 spettatori. La particolarità è che questa partita si è giocata contemporaneamente al Sei Nazioni, quindi vuol dire che ci sono state 1981 persone che hanno scelto di recarsi allo stadio, pagare 8 sterline e andare a vedere questa gran bella partita. Se facciamo un calcolo in soldoni vengono fuori quasi insomma 12.000 sterline, poi ci mettiamo mangiare, ci mettiamo il bere, ci mettiamo tante altre cose e viene fuori che alla fine se noi arrotondiamo tantissimo per difetto sono entrate nelle casse di Harlequins un bel po' di soldi, 10, 12, 15.000 sterline. E questo è interessante perché se poi guardiamo al nostro campionato, quando le nostre ragazze torneranno domenica a giocare, probabilmente un numero così noi ce lo sogniamo. Probabilmente ci saranno tanti amici appassionati, fidanzati, fidanzate, chi più ne ha più ne metta, però non arriveremo sicuramente nemmeno vicini a un numero del genere. Mediamente si parla di 100, 150, al massimo 200 persone, tranne per la finale del campionato italiano. Ora, che vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo un problema, vuol dire che il nostro campionato attira pochi spettatori e attirando pochi spettatori permette di raccogliere poche risorse. Queste risorse sono fondamentali perché potrebbero poi essere reinvestite nel reclutamento, nel migliorare le strutture del club, ma se non riempiamo gli spalti noi abbiamo un problema. Eppure il nostro campionato offre dei buoni spunti. Il big match tra Valsugana e Villorba è stata una partita molto interessante, ce ne sono di molto belle, alcune le ho viste, alcune me le hanno raccontate anche nei gironi territoriali, chiaramente con forse talvolta un pochino meno di qualità tecnica, però non per questo non belle partite, non per questo non emozionanti. E noi abbiamo bisogno di riempire gli spalti, noi abbiamo bisogno di portare la gente a vedere le partite del campionato italiano. Perché se non c'è seguito, se non ci sono quei soldi che arrivano dalle persone che la domenica vanno a vedere le partite, non possiamo pensare poi di avere ulteriore visibilità, non possiamo pensare di andare in televisione o in streaming a proporre un prodotto. Noi dobbiamo lavorare per questo, anche perché questo è un passo ulteriore nella crescita della qualità del nostro campionato e del nostro movimento. Che possiamo fare per migliorare la qualità del nostro movimento? E qui tiriamo fuori un altro numero. Qualche mese fa sul sito della FIR sono apparsi alcuni dati che riportano il numero dei tesserati, il numero delle squadre che ci sono, che si sono perse, e abbiamo visto che nel settore femminile abbiamo perso tra Coppa Italia e campionato un numero consistente di squadre, almeno 100. Il buco molto molto grande lo abbiamo registrato a livelli giovanili, quindi è evidente che abbiamo un problema da risolvere, abbiamo un problema di reclutamento in questo momento. Certo, la pandemia ha creato problemi a tutti gli sport, ha creato problemi ai nostri uomini che giocano al rugby, ai nostri ragazzi, ma per le donne i dati sono ancora più sconfortanti. Quindi la domanda è 1. Come possiamo alzare il livello del nostro campionato? 2. Come possiamo migliorare il reclutamento? Le strategie sono diverse. In Spagna in questi giorni parlano anche qui di avvicinamento verso il semiprofessionismo. In Inghilterra e in Francia hanno fatto delle scelte. Una è interessante. Mentre noi discutiamo sul perché le accademie vadano o non vadano aperte e chiuse, in Inghilterra le squadre, i club
che secondo la nostra federazione, il nostro presidente, devono far formazione, stanno aprendo all'interno, mi viene in mente il nome di Bath, è un caso emblematico, London Irish, stanno aprendo le accademie. Si studia il modo per alzare ulteriormente la quantità e la qualità delle giocatrici, soprattutto nel periodo, nella fascia di età tra i 15 e i 19 anni. E noi che cosa stiamo facendo? In questo momento molto poco. Quindi i numeri dalla quale siamo partiti sono quelli che mancano da una parte e che devono essere trovati. Perché? Perché, come ho detto nei miei interventi precedenti, l'Europa si muove. Comincerà a muoversi la Spagna, ve l'ho appena detto. Lo sta già facendo il Galles, senza citare sempre Inghilterra e Francia. Quindi noi rischiamo di perdere un treno che è importante. Abbiamo bisogno di un campionato che sia traino del movimento, che attiri giocatrici. Abbiamo bisogno di risorse da investire nel reclutamento, perché a differenza di Spagna o forse Galles o le sempre citate Inghilterra e Francia, noi con le scuole in questo momento non abbiamo grande possibilità di lavorare, e allora abbiamo bisogno di risorse. La domanda è: quali e quante risorse sono state investite nel campionato femminile e nel movimento femminile fino ad oggi? La risposta non ce l'abbiamo. Quante ne saranno investite? Arriveranno i soldi di CVC? Quanti soldi saranno destinati allo sviluppo del movimento, al reclutamento, all'incremento della nostra qualità? Noi che cosa possiamo fare? Cominciare a riempire gli spalti. Però questo da solo non basta e quindi aspettiamo fiduciosi che arrivino gli investimenti, perché quei 1981 che sono a vedere la partita e nelle altre partite di quella giornata i numeri erano molto alti, lo stesso, sono il frutto di un investimento, di un progetto, della volontà di credere in quel prodotto, alzare il livello, alzare la qualità. Come stiamo lavorando noi in questo senso? La risposta non ce l'ho. Spero che voi ne abbiate una e magari mi farà piacere discuterla con voi. Quindi saluto tutti, vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio Giancarlo per lo spazio nuovamente e ci vediamo nella prossima puntata.